l'ho messo di così. Di che stiamo a parlare? Cavatelli? Di che stiamo a parlare? Di cavatelli che facciamo? Cavatelli, una pasta fatta in casa che si chiamano i cavatelli. Oh, perfetto. Vai. Buone notizie. Allora, ti diciamo qualcosa su questo? Va benissimo. Questo. Buonasera, siamo a Sant'Agata dei Godi in occasione di Cantine Aperte. Stiamo presentando qui la signora Maria Chef, che sta preparando i cavatelli, pasta fatta in casa, lavorata a mano. Farina per l'occasione. Grano duro. Farina sì. Grano duro, grano antico. Farina grano duro. La sua manualità. Tutto in diretta. E facciamo un applauso a Cantina Aperte Mustilli, no? Bravi! Grandi! Armando c'è. Armando esiste. Sto parlando santo. C'è sì, sì. Ecco, farina e sale. Ah, ci mette anche il sale. Un po' di sale, sì. C'è qualche domanda? Maria, la materia prima. Cioè? Acqua. E farina. Quindi parliamo d'acqua del luogo, giustamente. Sì. Farina. Sempre del molino. Tipo zero. Sì, tipo zero, è importante la farina tipo zero perché cominciamo a capire che è importantissimo non farina troppo raffinare. Esatto. E acqua tiepida. E poi giustamente la manualità, il potere di acquisire, di capire il prodotto sotto le mani, perché non tutte, qui non stiamo lavorando con le macchine, qui stiamo lavorando con le mani. È determinante. Legno, natura, essenza. Sì, ah, grazie. Tempo d'impasto? 10 minuti, un quarto d'ora. Tempo d'impasto 10 minuti, un quarto d'ora. Dipende dalla quantità della farina. Esatto. Tempo di cottura, quanto possiamo dargli a questa pasta? 5 minuti. Perfetto, quindi l'abbiniamo con un sugo o qualcosa di particolare? Un sugo rosso. Rosso, quindi pomodoro del piennolo o qualcosa di fresco. Funghi e zucchine. Funghi e zucchine, perfetto. Okay. Salsicce e broccoletti, no? Sì, anche salsicce e broccoletti. Ho detto la mia giustamente perché io sono di un'altra regione, quindi giustamente porto qua. Abbinamento vino, visto che stiamo in cantina, azienda Mustilli, come l'abbiniamo? Quale vino possiamo abbinare? Maurizio, con quale vino? Eh beh, dipende dal sugo, dai sughi. Bell'aglianico, fresco, giovane, abbassato di temperatura a 10 gradi, potrebbe essere? Che violenza. No, bocciato. Violenza. Bocciato. È bocciato. Perché gioco di parte, perché sono un rossista. Quindi possiamo, una falanghina strutturata? Quindi, logicamente, Vigna Segreta Falanghina 2016. Vigna segreta vuol dire che è una vigna particolare di cui non tutti gli anni viene vinificata, ma quelle volte che viene vinificata è un fiore all'occhiello del nostro territorio. Scusate se ho portato la tendenza verso i vini, ma giustamente oggi la giornata è dedicata al vino. E a presto con i cavatelli. Un mattarello lungo perché non avevamo il corto oppure no, questo ci vuole il lungo. Ah, ci vuole proprio il lungo. Sì, perché il tavolo è largo, quindi il piccolo non va bene. Vedi? Per questa quantità andava bene il piccolo, però mi sono portato il grande. Da un impasto così quanti cavatelli vengono fuori? Questo sarà un 700 grammi. E quindi? Un chilo. Non ho pesato la farina, quindi non ho deciso. 500 grammi? No. Ah, un po' di era più. Di più. Perché la mia razione è 500 grammi, quindi non potrei essere, non potrei rendere partecipi gli ospiti e quindi a questa degustazione.
Vabbè, su quanti piatti possiamo contare? Da Beh, oggi poi giustamente sarà un assaggio, quindi una degustazione d'assaggio, non sarà un piatto d'eccellenza. Quindi era... E questi saranno 6-7 piatti. 6-7 piatti. Quindi giusto per gradire e capire il prodotto. Ma l'importante è capire la manualità e la produzione del prodotto, no? Stiamo producendo i cavatelli in diretta. Volevo vedere il primo cavatello. Neanche alla RAI fanno queste cose. Invece che di altri elementi, insomma. Io faccio il pane proprio perché mi piace avere le mani sporche di farina. Lo vediamo, ce ne lascia un pezzettino da fare il cavatello, andiamo a fare la sì, visita. Sì, sì, adesso già sono pronto, comunque voi andate che ve lo lascio. Grazie. Quant'è ogni fetta? Quanti centimetri? Sarà un 3 centimetri. Signora, faccio questo, lo sapete da quanti anni? Parecchi anni. Volete cavare? Volete provare? Cavo io. Vai. Vai. Hai quello tu, vai. Fabietta, vai. Faccio io, taglio il salame. Così. Anche là mettiamo due là sopra. Tutto fa spettacolo. Mettiamo un po' di cavatelli per gli altri? Sì. La vuoi tagliare tu una specie? Posso? Sì, mo te la taglio. Taglio sopra. Io, taglio io. Ah, forza. Pizzicarolo è buono, taglio. Te la prendi e te la porti su quell'altro tagliere, va? Volete provare, signore? Come si deve fare? Così. Pronto, Maritto? Così. Vado, eh? Cantina aperte. Così. Vai col cavatello. Taglio in diretta. E poi fate così. Così. Armando taglia. E poi così. Spettacolo. Patrimonio dell'UNESCO. Sì, ho rotolato così. Sembrano gnocchi, però vabbè. Un cavatellone. Artigianalità, manualità, arte, cultura, determinazione, piacere di esserci, spettacolo. Prego, vuole mettere la sua manualità? La seguo in diretta?
La signora non vuole partecipare, però vuole mangiare. L'importante è partecipare, diceva De Gilbertin. E noi partecipiamo, siamo attivi in tutti i sensi. Ma che stai facendo? Troppo rosso. Troppo grosso. Mamma mia. Stai facendo i... oh, come si chiama? Un cavallellone. Mamma mia. Stai facendo un maccheronu. Io stavo a fare il sushi. Io come sto andando? Male? No, bene. È stato... ho detto una cazzona. Non è così. Non si può fare così. Non si può essere. Tu stai trattando come una pelle prosciutto. Sì. Scivola. Ho fatto un prototipo, una simulazione. Beh, in base alle dimensioni. Ehi, in base alle dimensioni. Brava, Sandy, guarda là che tocco. Ma voglio tagliare, fare il taglio. Mamma mia, che sta facendo? Lì cavatelli, qua gnocchi. Prossimamente fettuccine. Mo che viene? Io faccio tutto. Faccio i danni più che altro.